con le feci dei topi sui davanzali. Il problema è che il comune ha fatto la disinfezione sabato, però non ha comunicato, comunque non ha provveduto poi a mandare una ditta straordinaria di pulizie. La scuola la domenica non può mandare la ditta di pulizie, quindi stamattina era ovvio che abbiamo ritrovato lo sporco. Ma stiamo da capo a 12, se le cose non si comunicano tra loro, se il comune non comunica che non avrebbe mandato la ditta, comunque non l'ha mandata. Le aule erano ancora sporche. Cosa gli ha detto il sindaco a riguardo? Che adesso oggi andava a controllare. È un'altra cosa su cui non è stata fatta la bonifica, ecco, del canneto. Sul che sito del comune c'è scritto fatta bonifica ad opera del consorzio di Pratica di Mare. Invece? La bonifica assolutamente no, è stata tolta soltanto la parte delle canne che accosta alla rete della scuola. Tutto il resto, tutto il fosso esattamente come prima, quindi tra 3 giorni noi riapriamo i topi nuovamente, non si può fare. La bonifica va fatta tutta, non parziale, assolutamente tutta, perché sennò siamo così fra 2 giorni. Per quanto riguarda invece la baraccopoli? Non sappiamo niente perché ci sono le canne davanti, non vediamo niente. Le canne vanno tolte, va pulito il fosso, sennò tra 3 giorni rifacciamo di nuovo la stessa cosa. Le aule comunque piene di escrementi di topi, come mercoledì. Precise, uguali, identiche, nessuno ci ha messo mano. Non si può scrivere. Bambini della filo. Siete entrate a vedere le aule e avete trovato lo stesso scenario della settimana scorsa. Ho fatto le foto sia del canneto e sia dei davanzali. Per terra pieno di escrementi di topi. E i bambini adesso sono a casa? A casa. Qualcuno che poverino ha i genitori che lavorano è costretto a stare in un'aula da parte con la paura che tocca qualche cosa. Se questo è normale. Se non si può dire che posso ogni 3 giorni bisognerà rifare la stessa cosa, non è possibile. E non si dice fatta bonifica quando non è stata fatta. Certo. Perché poi in 2 giorni con la pioggia che bonifica si poteva fare? Che domenica va controllato. Ma che ha controllato l'esterno, perché lui non è entrato dentro la scuola. Allora dall'esterno ho controllato pure io sabato mattina e ho visto subito che le canne erano alte, per cui ho mandato subito l'avviso alle rappresentanti di classe che la bonifica non era stata fatta perché le canne erano alte. Questo sabato mattina alle 10:30, per cui lui che cosa ha visto? Niente, perché dentro la scuola non è entrato, fuori le canne erano anche 3 metri, perciò se tu passi e dice tutto a posto in base a te. C'è scritto sul sito del comune che la bonifica è stata fatta, la bonifica di Pratica di Mare, non è vero, è Legione Urbana che l'ha fatta. È un'altra questione, la bonifica di Pratica di Mare fa un altro lavoro che non è stato fatto. E poi le bidelle dicono